2013, da lei più volte richiamata, quale ispiratrice delle scelte profossili di questo governo, è fortemente orientata alla promozione del cosiddetto corridoio sud per l'import di gas dall'area del Caspio e da altri paesi verso l'Italia. Questa scelta è ritenuta coerente con gli indirizzi dell'Unione Europea per individuare percorsi e fornitori in grado di ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dalle forniture di gas dalla Russia. È il caso di ricordare che in tal senso e in linea con la SEN, l'Italia ha programmato ingenti investimenti per far sì che il nostro paese diventi un hub del Mediterraneo, un hub Mediterraneo del gas verso i paesi europei. Secondo indiscrezioni e notizie apparse sui giornali, sembrerebbe ci sia viceversa un recente interesse da parte del governo nell'eventuale partecipazione dell'Italia alla realizzazione del raddoppio del Nord Stream, gasdotto che trasporta il gas dalla Russia alla Germania. Quindi, in quale modo un eventuale impegno italiano può risultare coerente con la strategia energetica nazionale e con gli investimenti per realizzare un hub del gas verso i paesi europei? Grazie. Grazie. La Ministra dello Sviluppo Economico Guidi ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie Presidente. Io rispondo all'onorevole interrogante che la posizione del governo italiano è stata ben espressa dal Presidente Renzi in sede di Consiglio europeo lo scorso 17-18 dicembre 2015, per quello che riguarda ponendo insomma, la questione soprattutto in termini proprio di coerenza all'interno delle decisioni europee. In quell'occasione era stata chiesta infatti un'attenta valutazione in merito alla compatibilità dell'infrastruttura, quindi del raddoppio del Nord Stream con il terzo pacchetto e le regole dell'Unione Europea, così come era avvenuto per il progetto South Stream, dove erano presenti anche degli interessi italiani. Questa posizione è stata recepita anche nelle conclusioni del Consiglio europeo, dove si dice che tutte le nuove infrastrutture dovrebbero essere pienamente conformi al terzo pacchetto energia e alle altre normative dell'Unione europea applicabili, nonché agli obiettivi dell'Unione dell'energia. E a nostro avviso non è affatto scontato che il raddoppio del Nord Stream rispetti questi requisiti. Quindi questa è la nostra valutazione rispetto a questa opera. Oltre a ciò, e queste sono informazioni che noi abbiamo già stiamo trasferendo all'Unione Europea, i volumi di gas russo che potenzialmente arriverebbero dal Nord Stream 2 sarebbero sempre equivalenti agli attuali volumi che transitano attraverso l'Ucraina. L'Italia, come sappiamo, importa la Russia, che è il principale fornitore del nostro paese, tra il 45 e il 50% della domanda annuale di gas nazionale. E questo spostamento di flussi richiederebbe anche nuovi investimenti sulla rete interna europea e sulle connessioni fra Stati membri, necessari anche per mantenere le attuali forniture di gas europee all'Ucraina. E analoghi problemi sorgerebbero anche per alimentare i paesi dell'area balcanica nel caso in cui la rotta ucraina dovesse essere abbandonata. Inoltre, i costi indiretti del progetto per il conseguente potenziamento delle reti interne all'Unione Europea e degli stoccaggi europei per il bilanciamento sembrano essere rilevanti. Occorre anche, dal nostro avviso, insomma, evitare che questi vengano eventualmente sostenuti dagli operatori delle reti gas e poi scaricati sui consumatori. Quindi sono tutta una serie di valutazioni anche di impatto economico che noi stiamo facendo e che trasferiremo anche alla Commissione. Da un punto di vista di mercato, infine, il prezzo del gas europeo si verrebbe verosimilmente a formare rispetto al punto d'ingresso tedesco e questo, a nostro avviso, potrebbe in qualche modo avvantaggiare, diciamo così, l'industria tedesca con probabilmente qualche ripercussione, insomma, per la competitività invece delle industrie italiane e degli altri Stati membri e più in generale per i mercati europei del gas. Quindi, alla luce di quanto detto, questa è la nostra, come dire, valutazione rispetto al raddoppio del Nord Stream, che ribadisco, chiediamo che venga valutato con le stesse evidentemente regole con cui è stato valutato anche il South Stream precedentemente. E quindi noi ribadiamo invece la volontà di promuovere invece l'Italia come hub del gas, anche secondo quanto abbiamo previsto nella nostra strategia energetica nazionale. E in base proprio a questa logica, noi abbiamo anche sostenuto, come lei sa, l'apertura del corridoio sud, non solo attraverso il gasdotto TAP, ma anche per mezzo dell'interconnessione fra la Grecia e la Bulgaria, denominata IGB. E ugualmente importanti sono lo sviluppo delle nuove risorse di gas del Mediterraneo orientale e la strategia nazionale per lo sviluppo del GNL dell'area del Mediterraneo che il Ministero dello Sviluppo Economico sta portando avanti. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Vallascas. Prego.
Grazie Presidente. Non ritengo certamente soddisfatto della risposta del Governo, che comunque diciamo, è in linea con la sua politica in materia energetica. Io vorrei ricordare che è uscito oggi sull'articolo sulle 24 ore un articolo dove si dice che Saipem risulterebbe essere tra i candidati per il Nord Stream. Saipem sappiamo che è stato acquistato appunto dal fondo strategico, quindi diciamo a parte sicuramente quote lo Stato, quindi diciamo c'è una leggera contraddizione, quindi un comportamento mosso alla fine dall'assenza di strategia e dal mancato rispetto anche dagli stessi strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, più volte richiamati per giustificare scelte spesso